Angelo Pisani. Vai Angelo! Sabato mattina ci si riposa? No, si va al supermercato. Lo ha deciso lei, tu, crocchetta, e sei andato a cuccia. Scusa amore, poiché io ho fatto tardi tutta la settimana lavorando, non potresti andare tu al supermercato? Che delusione. E che tristezza. E che amarezza. Cioè, dopo una settimana trascorsa tra piscina, pilates, sushi, scrub ed estetista, hai il coraggio di chiedermi se io possa andare al supermercato? Scusa, è colpa mia che esisto, non ti preoccupare. Quindi, fai così, Angelo, fai così. Allora, sabato mattina, con calma, porti fuori il cane, poi verso le 7 vai al supermercato. Minchia, che ora lo porto fuori il cane? Alle 5:30. Ma alle 7 la roba è fresca. Ho capito, perché alle 11 è marcia. Alle 11 non puoi andare, perché devi portare nostra figlia al corso di latino. Ma non fa latino. Lo farà in prima superiore, ma in terza media facciamole fare almeno l'esame. Angelo, prevenire è meglio che curare. Tu ti devi curare, e tanto. Quando nostra figlia uscirà e tu le chiederai dove vai e lei ti risponderà a drogarmi, avrà ragione. E io andrò con lei, giusto? Vabbè, comunque, vado al supermercato, il parcheggio è immenso, non ci sono punti di riferimento. Per ricordarmi dove ho lasciato la mia macchina con le chiavi, rigo tutte le altre. Entro, prendo il carrello, primo reparto frutta e verdura. Lei sulla lista mi ha scritto i kiwi. Vado verso i kiwi, davanti a me un signore anziano. Li sta tastando tutti. Tutti. Allora io cerco di affiancarmi, ma lui si muove così e non mi fa passare. I moonwalk. È Michael Jackson, cazzo. Li prende, va via, io vado, ma non sono kiwi, è marmellata ormai. Però poi cosa devo fare? Devo andare, una volta che li ho presi, apprezzarli. Vado alla bilancia, davanti a me il signore anziano di prima. Sta cercando il tasto dei kiwi, è grosso così, in mezzo alla bilancia. Lui lo cerca, così, no? Si vede dal parcheggio. Dietro c'è una ragazza, come nella box, che passa col cartello kiwi. Finalmente li trova, schiaccia, prende lo scontrino, ma ha il guanto e quindi va via bestemmiando, no? Sì, sì. Signore, è capitato anche a lei, vero? E lascia i kiwi, sposto i kiwi, peso, vado via. Gli affettati non li prendo, non perché non mi piacciono, perché lei ha iniziato la dieta oggi. La finirà domani, però non dico niente. L'ultima volta che ha fatto la dieta di notte, mi sono alzato per fare pipì e l'ho trovata davanti alla dispensa con un cucchiaio di Nutella, era così. Il cucchiaio pesava perché nel portarlo alla bocca perdeva l'equilibrio. Le ho chiesto, cosa fai? Vedi lì quella macchia, devo stuccare. Va bene, allora vado dritto. Sul bigliettino lei mi ha scritto, prendi quinoa, kefir e cardamomo. E che cazzo sono? Allora mi giro verso un ragazzo e dico, scusa, sai dove posso trovare quinoa, kefir e cardamomo? E lui, è in farmacia vicino agli antidepressivi, zio. Cerco aiuto, mi giro da quel lato, vedo l'anziano ancora con lo scontrino che cercava di, sistemava la dentiera e cercava di... Poi mi giro verso una signora che sembrava così carina, con lo sguardo comprensivo, e dico, signora, mi scusi, dove posso trovare quinoa, kefir e cardamomo? E lei, mi spiace, non sono di qui. Disperato, perché se torno a casa senza queste cose, lei mi distrugge. Allora, a un certo punto vedo una signora che lavora lì, dico, signora, la prego, è una questione di vita o di morte. Dove trovo il... Mamma, la quinoa, la quinoa, il kefir e il cardamomo? È molto semplice, di là. Nei prodotti bio. Ora fateci caso, il reparto dei prodotti bio ha la luce più bassa, perché così non vedete il prezzo. I prodotti bio sono una sassata in faccia. Io una volta sono andato a prendere un prodotto bio, il prodotto dallo scaffale mi ha fatto, guarda che 2 metri più là c'è lo stesso prodotto alla metà.
Non ti far prendere anche tu per il bio. Comunque, prendo quello che devo prendere. Punto alla cassa. Casse veloci, tutte piene. Devo andare dalla cassiera. Ora, la cassiera è un'entità a parte. Sì, sì, la peculiarità della cassiera è che sbuffa. Quando lei nasce, mentre gli altri bambini piangono, lei esce e sbuffa. La prima frase che dice una futura cassiera è: la cassa è chiusa. Allora, aspetto della cassiera, no? Diciamo è un po' questo, cioè, gli orecchini a cerchio, le ciglia finte, la coda alta e delle unghie lunghe. Tanto lunghe che da seduta, se muove le dita, schiaccia i tasti della cassa a fianco. Sì, sì, sì. Lei proprio gode in un momento in particolare. Quando tu arrivi, prendi le cose dal carrello, stai per appoggiarle, lei... la cassa chiude. E gode. Sì, sì, sì. Una volta, mi è successa questa cosa, giuro, allora sono arrivato alla cassa, stavo per prendere la roba, lei prende il microfono e dice: Simona in pausa, Simona in pausa. Allora io mi giro, prendo la roba, mi giro, se n'era andata. Era lei, Simona! Grazie! Angelo, grazie!